Liberi TV, siamo alla sesta marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e siamo in compagnia del senatore Luigi De Sena, che fa parte del consiglio direttivo dell'associazione Società Libera, che organizza da 6 anni questa marcia. E, senatore, una sua impressione su questa manifestazione, gli obiettivi politici che si vuole ottenere con Società Libera? Beh, innanzitutto la questione è importante, anche perché voi parlate di una TV liberi, no? Sì. E quindi parliamo di libertà, quindi la libertà credo che sia un bene preziosissimo per tutti quanti e credo che sia particolarmente significativo il collegamento ad una serie di iniziative che sollecitano le riflessioni anche da parte dei big mondiali per quanto riguarda proprio la libertà dei popoli, specialmente di quei popoli che soffrono oggi un'oppressione notevole da parte di grandi potenze. Beh, se noi pensiamo soltanto ai tibetani, sono oltre 100 i monaci tibetani che si sono immolati. Noi abbiamo un profondo rispetto per queste persone, anche se diciamo questa forma di protesta può essere facilmente non condivisibile, perché se si arriva al punto di immolarsi, lei cosa ne pensa? Perché è assolutamente inconcepibile che nel terzo millennio ci siano ancora queste limitazioni della libertà dei popoli. È un processo comunque molto lungo, non bisogna illudersi, bisogna comunque insistere, senz'altro con queste manifestazioni che si fanno in parecchie parti del mondo e d'Europa specialmente, ma non bisogna farsi illusioni, perché la questione è molto delicata, molto complessa e la sua soluzione esige tempi non medi, né brevi ma lunghi. Lei fa parte del consiglio direttivo di Società Libera e questa associazione è un'associazione che in Italia ha la testa dura, cioè nel senso che alla durata sono 6 anni che si insiste su Roma, su una manifestazione giusta che però non riesce a decollare, quando invece in contemporanea a Berlino, a Bruxelles, a Parigi questa stessa manifestazione ha un eco molto più grande. Come mai Roma non riesce a dare a questa manifestazione lo slancio che invece meriterebbe? Ma io credo che bisogna sicuramente, proprio come associazione culturale, associazione Società Libera, credo che bisogna lavorarci un po' più attentamente all'indomani di questa manifestazione anche romana, che per la verità soffre in questa circostanza della mediatica esposizione, divulgazione di notizie molto, molto, molto pesanti per quanto riguarda la manifestazione che si tiene oggi qui, che è tuttora in corso. Quindi sotto questo aspetto per la verità non me la sento di parlare di un flop della manifestazione. No, assolutamente. Però c'è. Indubbiamente, lei parlava di testa dura, dobbiamo averla ancora più dura, perché dobbiamo assolutamente continuare su questa strada cercando di coinvolgere poi la maggior parte dei personaggi che molto spesso sono presenti in alcuni contesti ma poi sono assenti da queste manifestazioni che forse secondo me sono le più significative. Però, la ringrazio senatore e buona marcia. Grazie, altrettanto.